Grazie Francesco anche per la precisione cronometrica rispetto dei tempi che ci eravamo dati. E adesso arriviamo, diciamo, ad una parte consistente della conversazione di questo pomeriggio, perché la dottoressa Chiara Maiuti dell'IRES, curatrice dell'annuario, ci illustrerà le parti salienti dell'annuario che, ricordo, adesso è volto a fornire sia da una parte, diciamo, strumenti di lettura scientificamente corretti, scientificamente nel senso più ampio del termine, non solo delle scienze dure ma anche delle scienze giuridiche e di tutte le altre scienze sociali, strumenti di lettura su questo tema e sulla questione, e anche a fare un po' il punto della situazione su quello che emerge dall'ultima conferenza di esame del 2010 di New York, e che, diciamo, in un certo senso sembra aprire da una parte una fase nuova, ma insomma va un po' capito in che senso si tratta effettivamente di una fase nuova, da cui il titolo quanta retorica e quanta realtà ci sia in questo e anche nei nuovi elementi positivi che sembrano venire sia degli Stati Uniti che dalla Russia che dalla Cina, ma anche quali sono i rischi. Prima Francesco introduceva la questione Iran, che probabilmente non è nemmeno nemica. Quindi chiedo a Chiara di illustrare nel suo complesso l'annuario, poi proseguiremo con alcuni altri strumenti di lettura e di discussione che mi auguro, lo dico subito alla platea, che possa, diciamo, anche accendere una interazione con il pubblico, quindi avere una vostra partecipazione. Beh, ringrazio tutti per essere qui. Dunque, noi lavoriamo all'interno dell'Istituto di Ricerca della Toscana, che ha un'area di ricerca relativa all'economia della difesa e su cui è stato costituito un osservatorio sul commercio delle armi, dove la legge italiana sui trasferimenti di armi del 1990 era stata approvata, una legge che introduce norme di trasparenza e di controllo e che fu approvata proprio grazie soprattutto al movimento dell'opinione pubblica da un lato e alla competenza di questa dell'opinione pubblica. Da questa diciamo, nascita dell'osservatorio sono poi sviluppati i vari di ricerca che hanno toccato i temi della spesa militare, del commercio nazionale e internazionale di armamento e degli strumenti di controllo. Dal 2000 poi, appunto, insieme alla regione abbiamo iniziato a pubblicare un annuario, l'annuario rapida di disarmo, che appunto fa un po' il punto del ruolo di Italia nel contesto europeo internazionale per ciò che concerne la produzione, l'esportazione, la produzione, la riconversione dal militare al civile e le spese militari. Gli annuali appunto seguono due principi: da un lato un approccio scientifico il più possibile metodologicamente rigoroso, che prende in considerazione diverse prospettive disciplinari e diversi punti di vista. Uno dei problemi è infatti quello, da un lato, di in qualche modo identificare e selezionare fonti affidabili quando si tocca un tema delicato come quello degli armamenti, e dall'altro è un tema delicato anche perché può essere affrontato a più livelli di approfondimento, e la retorica appunto la realtà si confondono molto spesso, quindi è necessaria anche una formazione di molti anni per riuscire a approfondire il tema in fondo, e dall'altro appunto prendere in considerazione, partire proprio dalle posizioni più lontane da coloro che in qualche modo più chiaramente, insomma, operano per un mondo pacifico. Dunque, ovviamente l'annuario si divide in due parti principali. La prima è una parte che affronta il tema dell'arma nucleare e del disarmo della non proliferazione da più prospettive disciplinari, quella economica, quella giuridica, quella strategico-militare, strategica, e anche quella medica. Nella seconda parte invece si analizza il punto di vista dei vari attori che svolgono il ruolo principale, a partire dagli attori statuali, con particolare attenzione agli attori dell'Unione Europea, ma facendo riferimento anche ovviamente agli stati nucleari e anche attori non statuali, dando una particolare voce al ruolo che la società civile, l'opinione pubblica internazionale ha svolto proprio per, appunto,
nella direzione della trasparenza e del controllo delle armi convenzionali e non convenzionali. L'arma nucleare è un'arma appunto, che in teoria viola tutte le norme relative al diritto internazionale del Consiglio Generale in materia di diritto bellico, il quale muove dal principio secondo cui appunto il diritto nella scelta dei mezzi e dei metodi per conoscere al nemico non è limitato, quindi introduce il principio di distinzione tra militari e civili, il principio di proporzionalità e l'obbligo di causare sofferenze inutili o necessarie. Inoltre, appunto, il protocollo di Ginevra appunto introduce il principio di divieto di sottrarre la popolazione i mezzi indispensabili alla sopravvivenza e il divieto di impiegare mezzi e metodi che causino all'ambiente naturale danni gravi. In questo senso, appunto, le armi nucleari, ovviamente, non violano un po' tutti gli aspetti del diritto internazionale e umanitario. Tuttavia, io vorrei partire dall'approccio giuridico, quanto partire proprio dall'approccio strategico, spiegando il perché ancora oggi l'arma nucleare, nonostante le aperture del governo appunto statunitense Obama, nonostante i passi avanti fatti in seguito all'ottava conferenza di esami anche al trattato START, nonostante questo, in realtà se poi andiamo a scavare troviamo che l'arma nucleare ha ancora un ruolo fondamentale nella strategia degli stati nucleari e non solo. Allora andiamo a capire perché, in modo tale da poi dare in qualche modo le basi scientifiche più solide a una cultura di pace. E cerchiamo di capire qual è la posizione degli alchimisti nucleari, cioè di coloro che ritengono che l'arma nucleare abbia una funzione positiva. Uno dei primi, diciamo, è Bernardo Di che appunto pubblicò un saggio proprio nel 45, nel 46, sempre immediatamente dopo lo scoppio della bomba nucleare, il quale diceva che appunto la bomba nucleare, classificata in un modo come arma assoluta, in virtù della sua potenza distruttiva, aveva cambiato lo scopo dell'istituzione militare. Se prima l'obiettivo era quello di vincere la guerra, da quel momento in poi l'obiettivo era quello appunto di evitare la guerra, e su questo si basa tutta la teoria della deterrenza che ancora oggi noi troviamo nei principali stati nucleari, nonostante poi appunto le dichiarazioni non siano appunto le dichiarazioni pubbliche non riprendano tutto insomma, ovviamente questa teoria. In qualche modo l'entità incalcolabile delle devastazioni che sarebbero state prodotte da attacchi nucleari sarebbe stata sufficiente a scongiurare che ciascuna superpotenza si lasciasse tentare dalla prospettiva di un confronto diretto militare con il rivale, quindi avrebbe impedito lo scoppio di guerre convenzionali. Il timore di una rappresaglia atomica porta a un'inattesa e paradossale promessa di pace e stabilità al sistema internazionale. Questa teoria della deterrenza, che sale al 46, è diciamo, un elemento che ancora persiste negli stati nucleari. Addirittura attualmente, cioè, con il passato, un sistema bipolare, un sistema multipolare, quale quello che si va delineando adesso, vi sono alcuni teorici, i cosiddetti neorealisti, Kent, Wolse ed altri, i quali sostengono che se la deterrenza nazionale ha in qualche modo contribuito a stabilizzare la relazione bipolare, vedendo che la guerra fredda si trasformasse in calda, la stessa logica, la stessa deterrenza può produrre effetti analoghi nelle relazioni tra altri quelle antinucleari. E questa, diciamo, questo è naturalmente una giustificazione in qualche modo alla proliferazione orizzontale, che viene fatta propria anche da alcuni stati cosiddetti canali, nei quali vedono appunto nel possesso dell'arma atomica un deterrente importante rispetto appunto a possibili equilibrio, attacchi a livello regionale o anche a livello internazionale. Diciamo che appunto quindi l'entità della minaccia di punizione nucleare è tale da semplificare ulteriormente drasticamente i calcoli politici, quindi anche in questo senso è tale da ridurre al massimo la possibilità dello scoppio di una guerra, di risparmio insomma altre posizioni sempre dei realisti nucleari. Vi sono poi dall'altra parte appunto i pessimisti, quello di pacifisti e coloro che ritengono che l'arma nucleare costituisca di per sé una minaccia all'umanità, niente tale che porta all'autodistruzione, quindi non debba essere assolutamente mai accettata. E tra questi ci sono quelli più diciamo radicali e altri che ritengono che appunto il fatto che non sia scoppiata una guerra nucleare tra Hiroshima e Nagasaki per tutti questi anni non è dovuto tanto al fatto che appunto ci sia stata, abbia avuto il successo, la deterrenza, sia stata utilizzata in estrema potenza dal punto di vista, quanto in qualche modo alla buona sorte.
secondo appunto invece appunto, i pessimisti nucleari, cito qui Paolo Bottaramuzino, che è il responsabile del PACWASH e che faccio riferimento prevalentemente appunto da un lato dal saggio fatto da redatto da Luciano Bozzo, che è docente di studi strategici all'Università di Firenze, e dall'altro appunto al saggio redatto da Paolo Bottaramuzino. E allo stesso tempo appunto a un saggio redatto da un tecnico militare che è Lorenzo Triulli. Quindi secondo ad esempio Paolo Contramudino, ma anche alcuni pessimisti nucleari, la probabilità del verificarsi di un evento catastrofico dipende dal numero di eventi critici, ovviamente, e quindi dal numero di crisi che potrebbero scatenare una guerra nucleare e dal numero di guasti tecnici. Questi numeri a loro volta dipendono dal numero di arsenali nucleari esistenti e su questo si basa poi ovviamente come dire, la ratio del trattato di non proliferazione nucleare. L'ottimismo nucleare non spiega, però se spiega la deterrenza, può spiegare anche la pace che ha contraddistinto la guerra fredda, il periodo della guerra fredda. D'altro lato però non spiega perché non ci sia stata più di tanto proliferazione di portali. In questo senso diciamo che appunto il passaggio da un sistema bipolare a un sistema post-bipolare aumenta ovviamente i rischi e le possibilità di riscoppio di guerra nucleare. Infatti nel sistema internazionale contemporaneo, questo sostiene appunto Luciano Bozzo, docente di studi strategici, non è più vero che il conflitto locale che sfociasse nell'impiego di armi nucleari implicherebbe necessariamente un rischio di guerra nucleare totale, ma può rimanere in qualche modo controllato. E questo diminuisce ovviamente il potere deterrente dell'arma nucleare e quindi lascia aperta la possibilità dell'utilizzo, insomma, anche su scala ridotta di armi nucleari o super, definite così supernucleari. Allo stesso tempo appunto la fine della divisione del mondo in blocchi rende molto più incerta la situazione, molto più fluida e in qualche modo riduce il controllo delle due superpotenze. Allo stesso tempo abbiamo l'emergere, in questo talvolta enfatizzato, insomma, di organizzazioni terroristiche internazionali sulle quali ovviamente la logica della deterrenza ha poco appiglio, insomma, la razionalità si applica fino a un certo punto, e allo stesso tempo appunto la diffusione di tecnologie nucleari. Allo stesso tempo appunto l'altra contraddizione in qualche modo anche del trattato di non proliferazione nucleare, cioè la diffusione sempre maggiore anche di tecnologie nucleari civili che poi possono essere facilmente riconvertite a fini militari. Per quanto riguarda il trattato di non proliferazione, è già stato illustrato in modo appunto molto chiaro da Francesco Lecci. Volevo solo illustrarvi, diciamo, il livello interpretato secondo i realisti, cioè in qualche modo quelli che sono più vicini a un ottimismo nucleare. Esso non fa altro che rispecchiare l'organizzazione dei rapporti internazionali, quindi è uno strumento nelle mani delle grandi potenze per mantenere quella precisa distribuzione del potere. Quindi il trattato rispondeva alla volontà delle potenze di evitare l'ampliamento del gruppo nucleare, dando in cambio appunto la possibilità di utilizzare l'energia nucleare civile. Se guardiamo invece la valenza del trattato di non proliferazione, secondo Paolo Contaramusino, appunto il responsabile del PACWASH, secondo appunto Paolo Contaramusino, la causa della non proliferazione, del successo della non proliferazione, va attribuita proprio al trattato di non proliferazione nucleare. Infatti è il trattato in qualche modo più universale tra tutti i trattati internazionali, ha 189 aderenti, di questi 184 paesi hanno di fatto rinunciato alle armi nucleari, e quindi ha costituito in qualche modo un regime che ha avuto successo da questo punto di vista. Ciò non significa che ancora gli stati, alcuni stati appunto nuovi, come dire, in qualche modo si prefigura la possibilità per alcuni stati di voler ottenere l'arma nucleare, ma bisogna analizzare quali possono essere i motivi. I motivi possono essere quelli della presenza di una minaccia esterna oppure di ottenere prestigio e poteri che vengono associati appunto alle armi nucleari. Ed è su questo che in qualche modo bisogna operare. La situazione attuale, che tipo di rischi presenta rispetto al trattato di non proliferazione? Parlo sempre da un punto di vista estremamente teorico. Dal punto di vista appunto dei realisti, la conflittualità, oggi soprattutto a carattere interstaziale,
intrastatale segnata dall'emergere del terrorismo internazionale, la diffusione di conoscenze tecnologiche nucleari in uso civile, il paradosso originario del trattato di non proliferazione che, se da un lato vuole scongiurare la diffusione del nucleare militare giudicato pericoloso, dall'altro lo promuove, il carattere asimmetrico. Queste vengono viste come minacce al trattato di non proliferazione secondo i realisti. Mentre invece se prendiamo sempre appunto un esponente del Pagos, un diplomatico che si è appunto in qualche modo adoperato a lungo per disarmare la non proliferazione, egli vede come i limiti avanzano con le critiche principali al trattato di non proliferazione, l'impegno insufficiente sulla non proliferazione in verticale, cioè appunto sul disarmo da parte appunto delle potenze nucleari, e non si è nemmeno ritenuto che il progresso dal punto di vista del disarmo nucleare delle potenze già nucleari avesse un'influenza in qualche modo anche sulla decisione di altri paesi di acquisire o non acquisire armi nucleari, quindi che la non proliferazione verticale avesse un effetto anche sulla non proliferazione orizzontale. Lo stesso appunto un maggior impegno sul versante del disarmo appunto da parte degli stati che detengono l'arma nucleare viene richiesto, come è noto, da molto tempo dal movimento di stati non allineati che copre ben 116 paesi sui 189 che ne fanno parte. Un'altra critica che viene messa in evidenza da Paolo Contramusino è quella dell'utilizzazione di due misure degli strumenti di repressione, cioè nei casi in cui il trattato di non proliferazione non venga rispettato, secondo appunto questo diplomatico della pace, sono state utilizzate degli strumenti diversi a seconda di chi violava o meno il trattato di non proliferazione. Ad esempio, si sostiene che Israele non è mai stato sottoposto a alcuna pressione affinché rinunciasse al possesso di armamenti nucleari, India e Pakistan sono state soggette a sanzioni che in seguito sono state rimosse, l'India ha beneficiato di un appunto accordo nucleare con gli Stati Uniti che in qualche modo viola i principi del trattato di non proliferazione, e la Corea del Nord invece è stata sottoposta a sanzioni più severe. Sempre Ramusino fa riferimento anche al caso dell'intervento in Iraq, in questo caso appunto l'intervento, come si sa, sempre parlando di militari, è come dire un evento multicausale, cioè ci sono diverse cause che determinano l'intervento. Nel caso dell'intervento in Iraq la causa ufficiale era quella appunto dell'eliminazione della distruzione di massa. In realtà appunto il messaggio che poi è passato anche ai nuovi possibili stati nucleari, anche stati instabili, in qualche modo autoritari o repressivi, è stato quello che ha dato l'impressione in qualche modo che i paesi più vicini a raggiungere la capacità nucleare militare, come la Repubblica di Corea, vengono puniti molto meno di paesi classificati come canaglia, quale poteva essere l'Iraq, che tuttavia si trovano ben lontani dal raggiungimento di tale capacità. Per questo alcuni di questi stati stanno appunto in qualche modo perseguendo l'obiettivo di costruirsi appunto una propria arma nucleare. Questo si ricollega, quindi le considerazioni di un diplomatico della pace si ricollegano a quelle che sono state appunto delineate in qualche modo dai realisti, insomma da coloro che in qualche modo spiegano la strategia militare per le principali potenze. Arriviamo quindi alla conclusione di questo intervento, che è di natura estremamente teorica, in quanto voglio sollevare il dibattito anche tra i numerosi rappresentanti che sono presenti a questo tavolo. Ovviamente appunto sulle armi nucleari si fondano ancora le dottrine di deterrenza e sono ancora un asse importante delle politiche di sicurezza nazionale degli stati nucleari. Ci sono stati dei passi avanti, ora non entro nel dettaglio, però appunto d'altra parte se uno va a analizzare le dottrine delle strategie militari, appunto l'arma nucleare rimane centrale quantomeno con la sua funzione di deterrenza. Poi ci sono dei passi avanti fatti sia appunto dalla conferenza di esame che dalla nuclear posture review statunitense, però ecco, come dire, siamo ancora lontani dall'abbandonare il ruolo centrale dell'arma nucleare come nella funzione di dissuasione di eventuali attacchi da parte di potenze nucleari, della prevenzione di azioni positive, di rappresaglia e della deterrenza nei confronti di attacchi nucleari da parte di gruppi terroristici. Diciamo che l'arma nucleare ha un valore appunto politico, un valore di moneta di scambio da utilizzare nei tavoli di negoziato. Qui faccio un altro riferimento, sempre per far capire qual è il punto di vista di chi
ragiona in modo più lontano rispetto a quello che è il nostro punto di vista. In alcuni casi, appunto, il mantenimento di un'arma, di armi nucleari, anche desuete, anche al termine della loro capacità operativa, come possono essere quelle che rimangono in alcuni stati europei, inclusa l'Italia, all'interno della NATO, viene giustificata col fatto che possa essere utilizzata prima o poi come moneta di scambio rispetto appunto alla riduzione delle armi nucleari appunto tattiche della Russia. Quindi alla fine dei conti anche diciamo, gli analisti militari arrivano alla conclusione che il potere principale, la caratteristica principale dell'arma nucleare è proprio quella di una pesante moneta di scambio. E oltre ad essere ovviamente una fonte di privilegio, la stessa cosa che appunto lo dice in qualche modo il Contramusino. Quindi resta un'arma simbolica, una pesante moneta di scambio, ma in questo senso il ruolo delle opinioni pubbliche, come verrà qui illustrato, l'opinione pubblica, la società civile tra l'altro, è quella che è più direttamente interessata a questi temi. E il ruolo delle opinioni pubbliche che può lavorare sul prestigio e quindi in qualche modo sull'aspetto di prestigio e di riconoscimento internazionale che svolge un contrappeso notevole rispetto al valore che un'arma, secondo quella nucleare, ha attualmente nelle dottrine.